In che modo esattamente la Marina Romana Orientale era diversa da quella romana occidentale precedente? Ho già realizzato un video dettagliato sulla Marina Romana tarda fino alla caduta dell'Impero Occidentale, ma come tutti sappiamo, l'Impero Romano continuò per molto tempo dopo la caduta dell'Occidente, sotto forma di Impero Romano d'Oriente, e quell'impero vantava una marina piuttosto impressionante per la maggior parte della sua storia. Infatti, quella marina avrebbe svolto un ruolo fondamentale nel salvare l'impero da una certa distruzione. Quindi, come si è evoluta la Marina Romana Orientale e successivamente la Marina Bizantina nel corso dei secoli? Nell'ultimo video sulla Marina Romana ho parlato in dettaglio delle marine del tardo Impero Romano Occidentale e del primo Impero Romano Orientale. Siamo arrivati fino al disastro navale di Capo Bon nel 468 d.C. Anche allora, l'Impero Romano poteva radunare una flotta gigantesca, come il Mediterraneo non aveva visto per centinaia di anni. 1100 navi erano state costruite dall'Impero Romano d'Oriente sotto Leone Prieo e alcune centinaia in più furono inviate dall'Occidente sotto il comando dell'imperatore Antemio e del magister militum Marcellino della Dalmazia. Ho creato un video dettagliato sul fallimento di questa enorme operazione navale. Certamente non fallì per mancanza di risorse, ma solo a causa dell'incompetenza e delle errate decisioni militari da parte del comandante della flotta Basilisco. Solo 8 anni dopo uno dei più grandi disastri navali nella storia romana, Uduaca prese il controllo in Italia. Poco dopo furono uccisi Giulio Napos e Siagrio, e così il resto della Marina Romana era ora esclusivamente situato nell'Impero Romano d'Oriente. Ma naturalmente si potrebbe anche sostenere che i regni germanici, in particolare i Vandali, possedevano ancora resti dell'ex Marina Romana occidentale, poiché avevano semplicemente catturato le navi nei porti romani. In particolare, la flotta dei Vandali doveva essere composta in gran parte da navi romane catturate. Tuttavia, dopo la dissoluzione dell'Impero occidentale, ora l'Impero Romano d'Oriente avrebbe portato avanti l'eredità della Marina Romana. La nave principale di questa Marina Romana d'Oriente, dopo circa l'anno 500, era il Dromon. Questo era un tipo di galea, che di per sé era un'evoluzione della Liburnia Romana, che era il principale design di nave in uso quando l'Impero Occidentale esisteva ancora. È piuttosto interessante vedere che il Dromon Romano d'Oriente era essenzialmente ancora molto simile alla tarda Liburnia Romana sia nel design che nella funzione. Questo tipo di nave avrebbe ora servito la Marina Romana d'Oriente per centinaia di anni e avrebbe subito solo piccole modifiche nel corso dei secoli successivi. Dopo il disastro di Capo Bon, l'Est ha dovuto leccarsi le ferite per parecchi decenni, perché la perdita di 600 navi a causa della follia del comandante Basiliscus ha quasi portato alla bancarotta l'impero orientale. Ma già circa 60 anni dopo, Belisario era riuscito a conquistare il regno dei Vandali e partì da Costantinopoli, con una flotta di circa 550 navi, la maggior parte delle quali erano navi da trasporto, ma naturalmente accompagnate da molti dromoni. Quindi vediamo che la Marina Romana Orientale si era ripresa in modo impressionante dal disastro di Capo Bon, poiché una flotta di 550 navi è certamente molto impressionante. Solo per confronto, le flotte romane coinvolte nella battaglia di Azio nelle guerre civili della tarda Repubblica Romana contavano circa 400 navi da un lato e 300 navi dall'altro. Quindi stiamo parlando di dimensioni di flotta qui paragonabili ai primi giorni romani. La flotta di Eva Majorian contava solo 300 navi, e quindi la flotta di Belisario, da 550 navi che conquistò i Vandali, aveva una dimensione piuttosto impressionante. Nelle guerre gotiche, gli Ostrogoti e il loro re Totila costruirono una notevole flotta di 400 navi. Nella battaglia di Senagallica, nel 551, una flotta romana orientale si scontrò con una ostrogotica e l'Est vinse decisamente. Poco dopo, gli Ostrogoti furono completamente sconfitti e quindi dopo questo l'Impero Romano d'Oriente era di nuovo il padrone indiscusso del Mediterraneo. Così, nell'era del defunto imperatore Giustiniano, questo mare poteva essere chiamato di nuovo Mare Nostrum. Durante questo nuovo apice dell'Impero Romano d'Oriente, si estendeva di nuovo dal Levante fino alla vecchia provincia di Hispania, che ora si chiamava Spagna. La dimensione della flotta da guerra dell'Impero Romano d'Oriente doveva misurare circa 600 navi in quei giorni. Ma non molto tempo dopo Giustiniano, l'Impero Romano si troverebbe di fronte a nuove minacce. I Longobardi conquistarono ampie zone dell'Italia tra la fine degli anni 560 e l'inizio dei 570,
presumibilmente con l'aiuto degli Ostrogoti rimasti. Ma nonostante questo colpo, l'impero romano d'Oriente rimase ancora il padrone indiscusso del Mar Mediterraneo. La prima vera sfida per quella flotta sarebbe arrivata nel 626. In quell'anno, i persiani e Gili Avari avevano invaso Costantinopoli due enormi eserciti dall'est e dall'ovest, e qui la flotta romana si sarebbe dimostrata assolutamente fondamentale per sollevare l'assedio. Sia la flotta avara che quella persiana furono completamente distrutte dalla flotta romana. E così l'assedio finì, poiché ora i romani potevano portare rifornimenti illimitati a Costantinopoli, rendendo impossibile per Gili assedianti avere alcuna speranza di catturare questo potente baluardo di Costantino. Poco dopo, i romani d'Oriente si trovarono di fronte a un formidabile nemico. I persiani e gli avari furono sconfitti, ma solo circa 10 anni dopo, una nuova minaccia avrebbe invaso l'Egitto e il Levante dall'Arabia. Sia i persiani che i romani d'Oriente erano indeboliti da decenni di guerre implacabili e brutali, e quindi i musulmani hanno avuto un gioco piuttosto facile nel conquistare grandi parti dell'impero romano d'Oriente. Con la perdita di queste province, infatti, potremmo ora iniziare a chiamare questo impero l'impero bizantino, perché l'impero romano aveva ora perso le sue province più importanti, e una forte trasformazione culturale avrebbe ora seguito. E se sei un appassionato di Roma come me, allora amerai sicuramente gli anelli meravigliosamente dettagliati e altri accessori romani realizzati a mano dal negozio SPQR. Questi ragazzi realizzano articoli davvero incredibili, accuratamente realizzati a mano, e sicuramente troverai qualcosa nel loro negozio. Link nella descrizione. E realizzano anche l'unico e solo anello ufficiale del canale Majorianus, che puoi ordinare in bronzo e persino in argento per onorare l'eredità dell'imperatore Majoriano. Credo che Majoriano sarebbe orgoglioso se lo vedesse. Con il codice Majorianus ricevi uno sconto del 10% su tutti i loro articoli. Dai un'occhiata al loro negozio. Ora è possibile ordinare il merch di Majorianus come tazze o magliette sulla mia pagina ufficiale di merch, linkata nella descrizione. Iulius Valerius Majorianus sarebbe piuttosto sorpreso di vedere tutto questo merch, e Ricima sarebbe super geloso perché non riceve un singolo articolo. Roba davvero incredibile, quindi vai a controllare. Il primo scontro navale tra l'impero bizantino e questo nuovo avversario, il califfato musulmano, fu la battaglia dei Masts nel 654. Qui due enormi flotte si scontrarono vicino alla moderna Finiche, sulla costa meridionale turca. La flotta bizantina era composta da 500 navi, mentre il califfato Rashidun ne aveva solo 200. L'impero bizantino subì una disastrosa sconfitta in questa battaglia. L'intera flotta di 500 navi è stata distrutta. È molto probabile che, per perdere contro un nemico con numeri così inferiori, sia stata in gioco un'incompetenza assoluta da parte dei bizantini. Il loro imperatore Costante II, molto probabilmente senza alcuna esperienza, non era un brillante comandante navale e quindi è scampato a malapena a questo incontro con la sua vita. Ed è molto probabile che questo disastro totale, simile a quello che i romani non avevano visto dalla battaglia di Capobon 200 anni prima, avrebbe segnato la fine per questo resto del vecchio impero romano. Ma come se rispondesse alle preghiere della popolazione bizantina, arrivò qualcuno che salvò il vecchio impero di Costantino da una certa rovina. Un certo Calinico dalla città di Heliopolis, che era stata invasa dai musulmani, aveva portato a Costantinopoli una potente invenzione, il fuoco greco. Il primo uso di questa nuova superarma, della tarda antichità o dell'alto medioevo, fu riportato nel 672 tuttavia, fu solo nel 717 e 718 che avrebbe portato all'impero bizantino una grande vittoria. Il califfato degli Omayyadi si era espanso così tanto che Costantinopoli era di nuovo sotto assedio. E qui infatti il fuoco greco diede ai bizantini un vantaggio tale che riuscirono a distruggere completamente e catturare una flotta di 760 navi, salvando così Costantinopoli da una certa rovina. Durante questi tempi, poiché ora la cultura dei romani orientali era diventata completamente dominata dai greci, così cambiò anche l'organizzazione di questa ora flotta bizantina. Durante l'epoca romana, le flotte erano organizzate nel sistema classis, ne ho parlato in dettaglio in questo video qui. Tuttavia, poiché come abbiamo detto, enormi cambiamenti culturali hanno avuto luogo nei primi anni, 600, così è cambiato anche questo sistema, e la flotta è stata da allora organizzata nel sistema caravisiani. Caravisiani può essere tradotto letteralmente come marinai.
Menzionati per la prima volta circa nel 680, si sono sviluppati in modo simile ai temi dell'esercito terrestre. Erano un corpo militare distinto, nominato in base ai suoi soldati e guidato da uno strategos. Progressivamente, tuttavia, la flotta Caravisiani fu divisa in diverse flotte tematiche regionali, mentre una flotta imperiale centrale fu mantenuta a Costantinopoli a guardia della città e formando il corpo delle spedizioni navali. Entro la fine dell'VIII secolo, la marina bizantina, una forza ben organizzata e mantenuta, era di nuovo la potenza marittima dominante nel Mediterraneo grazie a questa riorganizzazione, ma anche grazie alla superiorità tecnologica del fuoco greco. Nel 727 una rivolta delle flotte provinciali, spinta dal risentimento per l'iconoclastia dell'imperatore, fu soppressa dalla flotta imperiale con l'uso del fuoco greco. Nonostante le perdite che questo comportava, si dice che circa 390 navi da guerra furono inviate ad attaccare Damietta nel 739. E nel 746 i bizantini sconfissero decisamente la flotta alessandrina a Cherameia, a Cipro, spezzando il potere navale del califfato degli Omayyadi. I bizantini seguirono questo con la distruzione delle flottiglie nordafricane e accoppiarono i loro successi in mare con severe limitazioni commerciali imposte ai commercianti musulmani. Data la nuova capacità dell'impero di controllare le vie d'acqua, questo soffocò il commercio marittimo musulmano. Con il crollo dello stato degli Umayyad poco dopo e l'aumento della frammentazione del mondo musulmano, la marina bizantina rimase come l'unica forza navale organizzata nel Mediterraneo. Così, durante la seconda metà dell'VIII secolo, i bizantini godettero di un secondo periodo di totale superiorità navale. L'antagonismo con le marine musulmane continuò con successo alternato, ma nel X d.C. secolo i bizantini furono in grado di riconquistare una posizione di supremazia nel Mediterraneo orientale. Nell'anno 900 la marina bizantina contava 300 navi da guerra, una dimensione notevole. Nicheforo Foca comandava una flotta di 100 dromoni, 200 calendie, che è un tipo modificato di dromone che poteva persino trasportare cavalli, e 308 trasporti, quindi una flotta totale di 608 navi e 77.000 uomini. Una flotta veramente massiccia che avrebbe reso orgogliosi anche i vecchi romani. Dopo che Creta fu restituita al dominio bizantino, iniziò un nuovo periodo di supremazia navale per l'impero romano d'Oriente. Ma come spesso accade quando rimangono pochi avversari, inizia a insinuarsi l'autocompiacimento. Nonostante fosse ancora rispettabile nell'epoca di Basilio II, la flotta bizantina iniziò a declinare nel 1078, ma anche Emanuele Priebi Comneno comandava ancora una flotta di 150 navi contro i veneziani, ottenendo una vittoria per l'impero bizantino nel 1171. Logicamente però, dopo il disastroso saccheggio di Costantinopoli nel 1204, anche la flotta bizantina diminuì ancora di più. Questo segnò la fine definitiva della dominazione navale bizantina del Mediterraneo orientale, da cui non si sarebbe mai ripresa. Pertanto, le dimensioni della flotta successiva non hanno mai più raggiunto molto più di un centinaio di navi per tutto il XIV secolo. Nel 1400 la flotta bizantina consisteva solo in una manciata di navi ancorate a Costantinopoli. L'ultima vittoria navale bizantina fu ottenuta nel 1427 nella battaglia delle isole Ichinadis, dove il despota dell'Epiro fu sconfitto e le sue possessioni annessi dai bizantini. Ma possiamo immaginare che questa battaglia abbia coinvolto a malapena più di una manciata di navi. L'ultimo scontro navale della storia bizantina ebbe luogo quando tre galee genovesi che scortavano un trasporto bizantino si fecero strada attraverso l'enorme flotta di blocco ottomana e nel Corno d'Oro, durante l'assedio di Costantinopoli nel 1453. E con la caduta finale di Costantinopoli si concluse anche la marina bizantina o romana orientale, che a volte aveva dominato l'intero Mediterraneo e che era una formidabile forza combattente fino al XII secolo, dando ai bizantini il dominio navale per centinaia di anni. Così, l'intera marina romana durò dai tempi della metà della Repubblica Romana, quando la prima grande flotta fu costruita nella prima guerra punica nel III secolo a.C., fino al XV secolo d.C. Così la potenza navale romana dominò il Mar Mediterraneo per circa 1300 anni, che è un periodo di tempo notevolmente lungo.
E se vuoi saperne di più sulla tarda marina romana occidentale, puoi guardare questo video nell'angolo in alto a destra. Ma se sei più interessato a sapere perché l'epica operazione di sbarco a Capo Barn è fallita, puoi guardare l'altro video nell'angolo in basso a destra. Ringrazio ancora una volta tutti gli amici della storia romana, Gratias, Tibiago e Benevalete.